Un'altra interrogazione a firma Mancini Pastorelli all'assessore Coletto, informazioni in merito all'utilizzo degli anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19. Illustra sempre lei, consigliere Mancini. Prego, a lei la parola. Allora, come ricordato, la presente interrogazione porta anche la firma del mio capogruppo e lo ringrazio per il sostegno. Assessore, parliamo di salute dal punto di vista di una battaglia che stiamo vincendo, ma è costata ovviamente vite, lutti, dolori, ingenti risorse. Parliamo di monoclonali. Io avevo anche a suo tempo, anche lei, ricordato, assessore, la battaglia fatta sulla plasmoterapia. Ho appreso quindi con soddisfazione, anche in relazione alla mozione approvata in Consiglio regionale il 23 febbraio 2021, con la quale l'Assemblea legislativa ha impegnato la Giunta, ma lei ovviamente, assessore, si era portato già a buon punto, ad attivarsi presso il Governo nazionale per avere a disposizione, a fini di un utilizzo immediato, gli anticorpi monoclonali per il trattamento da Covid-19. Quindi è ricordato che gli anticorpi monoclonali, immunoglobuline, sono molecole complesse prodotte da linfociti tipo B, cellule che hanno parte nel sistema di difesa del corpo umano, sistema immunitario, risposta alla presenza di un'altra molecola, detta antigene, estranea all'organismo, ad esempio batteri, virus, eccetera. Gli anticorpi riconoscono in modo specifico la sostanza estranea da combattere, antigene, grazie alla sua conformazione hanno il compito di neutralizzare l'effetto. Ricordato altresì che gli anticorpi monoclonali MAB sono molecole prodotte in laboratorio, la singola cellula diventa immortale, si divide formando un clone di cellule identiche capace di produrre quantità illimitate dello stesso anticorpo chiamato appunto monoclonale, che può essere purificato. Gli anticorpi monoclonali sono progettati per riconoscere specificatamente un unico determinato antigene e si legano ad esso in modo da neutralizzarlo. Ricordato che gli anticorpi monoclonali possono essere prodotti in grandi quantità contro gli antigeni derivanti da una serie di malattie infiammatorie, di infezioni, di tumore e che sono utilizzati sia per scopi diagnostici sia per scopi terapeutici. Preso atto che gli anticorpi monoclonali sembrerebbero agire anche contro il Covid-19 come anticorpi naturali, per cui si legano al patogeno facendo in modo che non riesca ad entrare nelle cellule umane e quindi ad infettarle e replicarsi, sia più facilmente fagocitato nelle cellule del sistema immunitario deputate a questa funzione, quali i macrofagi presenti nel fegato, nella milza e nei tessuti. Evidenziato che questi anticorpi hanno un'efficacia molto alta nelle fasi precoci delle infezioni, che sono quelle più dipendenti dalla replicazione virale, vista appunto la sua deliberazione, la nostra deliberazione del 23 febbraio, preso atto da quanto riportato dalla stampa locale che sarebbero state consegnate le prime 56 dosi, stiamo parlando ovviamente, assessore, alla data della presente, cioè 30 marzo, di dosi di anticorpi monoclonali semplici, che sarebbero in consegna ulteriori 96 dosi di anticorpi monoclonali combinati. Ringrazio anche il lavoro che è stato svolto dal laboratorio galenico di Foligno, ho preso anche questa buona notizia sui giornali. Tutto ciò premesso e considerato, interrogo la Giunta regionale per conoscere quanti dosi di anticorpo monoclonale sono state consegnate alle strutture sanitarie regionali, quanti pazienti sono stati sottoposti al trattamento con gli anticorpi monoclonali, nonché l'efficacia, assessore, di tali trattamenti. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie presidente. Allora, per quanto riguarda il numero di anticorpi monoclonali che sono stati forniti, per quanto riguarda i monoclonali semplici sono 56, per quanto riguarda i combinati sono 169 e per il combinato Roche-Regeneron sono 84, per un totale di 309. Va sottolineato che si tratta di una scorta nazionale delocalizzata, per cui i quantitativi assegnati alle regioni possono essere rimodulati in caso di necessità. Cioè, dovessero finire in Toscana, il governo è autorizzato a prelevarli dove ne ha immediata disponibilità, quindi anche dall'Umbria, per fornirli alla Toscana. I pazienti sottoposti invece a trattamento dal 25 marzo al 17 aprile sono 48 e sono stati segnalati 19 dall'azienda ospedaliera di Perugia, 9 dall'ospedale di Spoleto,
9 dell'azienda ospedaliera di Terni e 11 dall'ospedale di Città di Castelnuovo. Per quanto riguarda l'efficacia del trattamento, AIFA ha istituito un registro dedicato all'uso appropriato e al monitoraggio dei medicinali a base di anticorpi monoclonali, modalità e le condizioni di impiego definite da AIFA, determinazione del 9.3 del 21, 17.3 e successive note appunto di AIFA. I centri utilizzatori individuati dalle regioni devono compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili secondo i criteri di selezione stabiliti e la scheda di follow-up. Trattandosi di pazienti domiciliari, l'infusione viene fatta presso gli ambulatori ospedalieri, ma poi il paziente ritorna a domicilio. È previsto appunto che la scheda di fine trattamento che attesta la guarigione debba intendersi come scheda di follow-up da seguire e da eseguire a circa un mese dalla somministrazione di anticorpi monoclonali, attraverso un contatto a distanza, per esempio anche per via telefonica, con il paziente. Pertanto non si dispone ancora di dati definitivi ad esito delle risultanze delle schede di fine trattamento, non essendo decorso il termine dei 30 giorni dall'inizio dei trattamenti stessi. Tuttavia, da informazioni preliminari, i trattamenti effettuati sembrano evidenziare risultati assolutamente incoraggianti. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Assessore, io la ringrazio della risposta ovviamente diplomatica, anche bella, quindi siccome lei non mi ha comunicato dei certificati di morte, vorrebbe dire che tutti i pazienti che sono trattati con farmaci monoclonali sono guariti. Che bello, abbiamo scoperto che quando ci volevano dare 100.000 dosi di farmaci monoclonali che magari ha usato qualche presidente oltreoceano, l'allora ministro Speranza non li ha voluti, qualcuno non li ha voluti, quindi Assessore stiamo scoprendo che forse alla fine abbiamo avuto qualche migliaia di morti in più, secondo me sì. Quindi è un'opinione che sta crescendo, una mia convinzione, Assessore. Le notizie che lei, grazie al suo lavoro e all'equipe medico sanitario della nostra regione, sta svolgendo, AIFA non può che non e non dovrà fare altro che comunicare che i farmaci monoclonali guariscano le persone subito, se subito vengono infusi. C'è poco da sperimentare. Questa era un'opportunità che l'allora ministro Speranza in piena pandemia non volle, mi pare, se ho letto bene, perché io prendo tutto al condizionale, c'era una società che ce le voleva in qualche maniera regalare e oggi scopriamo che i monoclonali, da quello che mi dice Assessore, non mi ha comunicato nessun decesso, vuol dire che a distanza di tempo, siccome non mi risulta che ci siano pazienti defunti dopo un mese e mezzo dall'inizio della malattia, purtroppo o guarivano o morivano prima, questo è il risultato. Quindi possiamo dire da quest'aula che la nostra sperimentazione oggi, al di là dei dati ufficiali, dà speranza a chi si ammali di questa terribile malattia, se ho ben capito chiaramente, Assessore. Grazie. Grazie Consigliere. Passiamo all'oggetto numero 32, diffuso inquinamento da nitrati delle matrici, suolo e falde acquifere con particolare rilevanza dei corpi idrici Genne, Chiasce e territori limitrofi, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Consigliere De Luca, prego. Grazie Presidente, ma questa interrogazione ha un focus particolare sui territori che riguardano il comune di Bastia e il comune di Marciano, ma in realtà riprende un po' quella che è stata la discussione che c'è stata poco fa e va proprio ad inserirsi sul tema di quella che è la sostenibilità ambientale delle nostre produzioni zootecniche e della vera strategicità di un cambio di paradigma totale. Quello che noi dobbiamo incominciare, diciamo, di cui dobbiamo cominciare ad avere consapevolezza, anche se è estremamente difficile se poi non si prende atto di tutte quelle che sono i risvolti, le conseguenze dell'emergenza climatica ambientale, e di come sia necessario spostare le risorse pubbliche
e gli incentivi pubblici che nel corso di questi anni, lo vediamo anche nelle ultime discussioni che purtroppo riguardano, diciamo, la querela all'interno della conferenza Stato-Regioni in merito ai nuovi criteri che verranno adottati per il secondo pilastro e che mi auguro poi vedano una revisione, diciamo, contestuale e un trattamento ben diverso anche per quanto riguarda le altre cose che fanno comodo, diciamo, alle regioni, alle 15 regioni che in questo momento, diciamo, stanno tirando la corda a loro favore. Ma quello che è chiaro è che o noi incominciamo a capire che le risorse pubbliche devono essere utilizzate per l'utilità sociale e ambientale, oppure noi continueremo a sostanzialmente incentivare delle produzioni che vanno... Scusi, invece... consigliere De Luca, consigliere in aula, per favore, un attimo di silenzio e di attenzione, per favore. Grazie. Continueremo a incentivare delle produzioni che invece hanno degli impatti e delle conseguenze sui nostri territori che costituiscono delle esternalità che poi vengono pagate da tutti quelli che sono i cittadini esposti. Quindi, senza dovermi ripetere sul tema delle ZVN, su quelle che sono state le varie sollecitazioni arrivate a livello europeo e nazionale nei confronti della nostra regione per quanto riguarda la tutela dei corpi idrici superficiali e soprattutto delle falde acquifere sotterranee, considerato che nelle ultime settimane nei consigli comunali di Marciano e di Bastia ci sono state delle discussioni in merito, diciamo, alle revisioni regolamentari, ad interventi che riguardano sostanzialmente le modalità di spandimento all'interno dei terreni di reflui e quindi dell'attività della gestione di quanto riguarda i reflui delle produzioni zootecniche, si interroga la Giunta per sapere se vi siano in corso ulteriori studi e verifiche sul territorio regionale, con particolare riguardo alla Valle Umbra, a sud del fiume Chiascio, relativamente all'inquinamento prodotto dai nitrati e dalla vulnerabilità dei terreni. Se al riguardo si intende incaricare ARPA di riperimetrare queste zone, chiarendo ulteriormente come la Giunta intende rispondere alle richieste pervenute ad ARPA e Regione da parte del Comune di Marciano e da parte del Comune di Bastia, e in forza le varie richieste e o disposizioni che i comuni stanno intraprendendo, se sia intenzione della Giunta procedere a emanare disposizioni chiare e univoche al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini che subiscono le ricadute sanitarie dell'inquinamento prodotto dai nitrati, e quindi sia in merito a quello che riguarda non solo l'ambiente ma anche la salute pubblica, la catena alimentare e l'utilizzo delle acque potabili. Deve rispondere l'assessore, che io non c'ero. Prego, assessore. Grazie presidente. Collega De Luca, in Umbria fin dai primi anni 90 le acque dei principali corpi idrici superficiali e sotterranei sono state oggetto di controllo sia nell'ambito di attività di monitoraggio che di studi specifici. In particolare, fin dal 98 sono state attivate reti di monitoraggio in tutti i principali acquiferi della regione, sulle quali sono state effettuate campagne di monitoraggio. I risultati di tali campagne hanno evidenziato la presenza di elevati tenori di nitrati nelle acque sotterranee di alcuni acquiferi alluvionali. In conseguenza del quadro conoscitivo esistente, sopradescritto, e in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della direttiva 91676 CE, relativa alla protezione dell'acqua e dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, a decorrere dall'anno 2002 la Regione Umbria ha provveduto a designare le prime zone vulnerabili ai nitrati. Successivamente, con delibera della Giunta regionale numero 1201 del luglio 2005, sono state designate e perimetrate ulteriori ZVN e revisionate quelle esistenti. Con tale atto era stata designata anche la ZVN Valle Umbra a sud del fiume Chiascio.
Con la delibera della Giunta regionale la numero 2052 del dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni era stato approvato il programma di azione da applicare alle ZVN di origine agricola designate. Successivamente, i risultati dei monitoraggi svolti nel periodo 2012-2015 sui corpi idrici superficiali sotterranei, nonché l'analisi delle pressioni svolte per l'aggiornamento del piano regionale di tutela delle acque, hanno evidenziato situazioni di non conformità legate alla presenza in aree non perimetrate come ZVN di concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee superiori a 50 mg litro e o corpi idrici superficiali in stato eutrofico o ipertrofico. Di conseguenza, nell'ambito del piano di tutela delle acque approvato con delibera del Consiglio regionale la 260 dell'agosto 2018 e pubblicato al BUR numero 50 del 3 ottobre 2018, sono state individuate specifiche misure finalizzata al contenimento dei carichi di origine agro-zootecnica per la produzione di corpi idrici superficiali e sotterranei dall'inquinamento da nitrati ed in particolare misura T06 avente per oggetto individuazione e perimetrazione di ZVN nei bacini idrografici di corpi idrici sotterranei e la misura T05 avente per oggetto individuazione e perimetrazione di ZVN nei bacini idrografici dei corpi idrici superficiali in stato eutrofico. Consiglieri, silenzio in aula, scusi, vicepresidente. Grazie. Prego. O ipertrofico. Anche il Ministero dell'Ambiente aveva evidenziato, a seguito dei dati trasmessi con l'ultimo reporting di quell'articolo 10 della direttiva Nitrati, quadriennio 2012-2015, 26 punti critici per la presenza di elevate concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee, alcune dei quali con valori superiori a 50 mg litro o con valori compresi tra 40 e 50 mg litro. In conseguenza di ciò, la Giunta regionale, con l'atto 1078 del settembre del 2019 e in attuazione dell'azione A della misura T06 del piano di tutela delle acque, ampliava la perimetrazione delle seguenti zone vulnerabili ai nitrati: Valle Umbra a sud del fiume Chiascio, Media Valle del Tevere, San Martino in Campo, Gubbio. In particolare per la ZVN Valle Umbra a sud del fiume Chiascio, i dati trasmessi con il report 2012-2015 evidenziavano concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg litro in due punti, VUM16 e VUM80, entrambi localizzati nella porzione occidentale dell'acquifero. Ma poiché anche i monitoraggi successivi hanno confermato tale criticità, si è ritenuto necessario ampliare la ZVN. Con successivo atto, il 1237 del dicembre del 2019, in attuazione alla misura T06, azione B del piano tutela delle acque, venivano designate e perimetrate le seguenti nuove zone vulnerabili ai nitrati nei bacini idrografici dei corpi idrici sotterranei: Valle Umbra, confinato di Cannara, depositi di Montefalco e Spoleto, depositi di Todi San Gemini e travertini di Massa Martana, bacino Trasimeno e depositi di Città della Pieve, fascia pedemontana Conca Ternana. Con lo stesso atto, in attuazione alla misura T05, venivano designate e perimetrate le ZVN nei bacini idrografici dei seguenti corpi idrici superficiali in stato eutrofico o ipertrofico: Torrente Ose, Torrente Caina, da Forma Nuova a Fiume Nestore, Torrente Genna, intero corso, Fiume Timia, Teverone, Marroggia, da Torrente Tatarena a Fiume Cliturno, Fiume Nestore, da Torrente Caina a Fiume Tevere. A seguito della necessità da parte delle aziende agricole e zootecniche ricadenti nelle ZVN ampliate in quelle di nuova designazione di cui gli articoli 1078 del 2019 e 1237 del 2019, di adeguarsi alle disposizioni e obblighi imposti dal programma di azione, con atto numero 1042 del novembre 2020, la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, per tali zone l'applicazione del programma di azione a partire dalla prossima campagna agraria 2021-2022, fermo restando l'attuale obbligo di applicazione del programma per le ZVN già individuate anteriormente al 2019. Inoltre la Giunta regionale ha provveduto con atto numero 86 del 2021 ad aggiornare il programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di quella delibera della Giunta 501 del 2019. Attualmente è attiva sul territorio regionale una rete di monitoraggio delle acque sotterranee composta da 583 stazioni
di cui 223 appartenenti alla rete regionale istituita ai sensi della direttiva acqua e 360 appartenenti alla rete nitrati istituita ai sensi della direttiva 91676 CE, che consente di avere idonee informazioni sullo stato di qualità delle acque sotterranee. Mentre per quanto riguarda le acque superficiali, la rete di monitoraggio istituita ai sensi della direttiva quadro acqua è composta da 77 punti e risulta sufficientemente rappresentativa per l'acquisizione di un quadro completo sulla presenza dei nitrati e degli altri parametri eutrofizzanti. ARPA Umbria ha ultimato il monitoraggio sulle acque sotterranee relativo al quadriennio 2016-2019 e sono in corso ulteriori valutazioni e approfondimenti sui punti critici evidenziati. Si ritiene di condividere l'ipotesi riportata nell'interrogazione circa la posizione del Comune di Marciano, che chiede di individuare nel nuovo PSR misure di carattere strutturale e specifiche a sostegno delle attività zootecniche per le aree rientranti nelle ZVN al fine di orientare modalità di gestione delle attività verso un impatto sempre più contenuto. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere De Luca per la replica. Grazie Presidente, ma non mi ritengo soddisfatto in quanto al di là di quella che è l'analisi puntuale e diciamo di quella che è la cronistoria e di quelle che sono le attività svolte di monitoraggio da parte di ARPA, io non ho capito quali indicazioni chiare intende dare la Regione in merito a quelle che sono le richieste che vengono poste da parte in particolar modo del Comune di Bastia sulle varie diciamo eventuali deroghe, querelle comunque che sono in corso sullo spandimento sui terreni. Quindi io quello che avrei voluto comprendere da questa risposta è se noi intendiamo, ovviamente è chiaro, con una strategia, non è che stiamo parlando di vietare domani, diciamo, di far chiudere le aziende o altro, ma con una strategia da porre in essere, che cosa intendiamo fare per poter accompagnare, al di là di misure spot, accompagnare, diciamo, le aziende verso una gestione sostenibile, accompagnare le aziende verso, diciamo, gestione sostenibile che, mi permetto di dire, non prescinde in alcun modo ovviamente dall'utilizzo, diciamo, dei reflui come ammendati organici nell'ambito generale, ma è ovvio che ci sono territori che hanno delle vulnerabilità tali che richiedono un'attenzione. Quindi quello che io avrei voluto capire da questa interrogazione è che cosa vogliamo fare, che cosa vogliamo porre in essere per poter risolvere questi problemi e con una governance di questa tipologia di fenomeno riuscire a non lasciare i territori, diciamo, all'auto appesi di fronte a questo tipo di situazioni. Quindi mi auguro che nelle prossime ore si possa lavorare per iniziare a dire questa è la direzione, questo è il che cosa intendiamo fare per risolvere questo problema, perché il problema sappiamo che esiste, diciamo, è chiaro e conclamato, ora è il momento di trovare le soluzioni che vadano ovviamente nella tutela di un settore produttivo strategico che deve essere sempre più, diciamo, sviluppato nell'ottica, diciamo, della sostenibilità ambientale, dall'altra parte tutelare ovviamente le popolazioni che hanno bisogno di avere acqua pulita e un ambiente sano. Grazie. Oggetto numero 33, interroga il consigliere Bettarelli, situazione di scariche regionali e determinazioni in merito. Prego, risponderà sempre l'assessore Morroni. Grazie Presidente. La mia interrogazione ha per oggetto la situazione delle discariche regionali e tempistiche di riempimento, nonché, diciamo, politiche nella gestione dei rifiuti. Andrò velocemente all'oggetto con una doverosa premessa che ovviamente in ambito di rifiuti è assolutamente fondamentale prevenirne la produzione e lavorarli affinché, anche attraverso la raccolta differenziata, il riuso, il riutilizzo, affinché se ne possano produrre meno possibile. Quindi questa è la premessa veloce, ma come dire, prima anche in ordine proprio di importanza. Fatta questa premessa, però, è evidente che c'è un quantitativo di rifiuti che va a finire nelle discariche
e la situazione delle discariche umbre, così come c'è stata illustrata nel corso di una commissione, ormai risaliamo alla fine di gennaio, e soprattutto nei documenti che ci sono stati trasmessi e allegati, è, come dire, secondo me è piuttosto preoccupante. Leggo testualmente dall'Auri: scenari di possibile esaurimento della volumetria disponibile nelle discariche umbre, 4 giugno 2020, quindi un documento un po' datato, poi ci sono anche dati più aggiornati, ma da questo documento si legge che, secondo lo scenario regionalizzato, le discariche umbre esauriscono la volumetria disponibile entro la fine del 2025, con, poi dettagliando per le principali discariche, secondo lo scenario territoriale, la discarica di Belladanza esaurisce la volumetria disponibile entro la fine del 2022. Nel caso in cui questa discarica si continuasse a conferire con le modalità del 2019, circa 90.500 tonnellate, la volumetria residua potrebbe esaurirsi già nel corso del 2021. Secondo lo scenario territoriale, la discarica di Borgo Giglione esaurisce la volumetria disponibile entro il 1 settembre 2023. E secondo lo scenario territoriale, la discarica di Lecrete esaurisce la volumetria disponibile entro il primo semestre 2031. Quindi questo era il quadro, insomma, ovviamente molto preciso, che ci dà Auri il 4 giugno del 2020. I dati invece di cui abbiamo preso visione nel corso di questa commissione sono leggermente diversi, ovviamente anche a distanza di quasi un anno, di diversi mesi, e ci danno un quadro per cui nelle tre principali discariche c'è a Belladanza una volumetria residua al 31-12-2020 di 70.000 tonnellate, di cui 48.260, così come stabilito da Lauri, verranno conferite nel corso del 2021, e ne restano quindi al 31-12-2021 21.740. La situazione a Borgo Giglione è di 210.000 tonnellate di capacità residua stimata al 31-12-2020, con un conferimento previsto di 81.000 tonnellate per il 2021, volume di smaltimento stimato al 31-12-2021 129.000 tonnellate. A Lecrete c'è una disponibilità, una capacità residua stimata di 500.000 tonnellate, un conferimento pari a quasi 80.000, 79.947 tonnellate per il 2021, una capacità, quindi un volume di smaltimento stimato al 31-12-2021 pari a 420.053. Quindi, facendo questi conti, rimettendo in fila questi conti, mi sono permesso di fare una piccolissima, semplicissima elaborazione. E avremmo che intorno a metà del 2022, giugno circa, la discarica di Belladanza potrebbe esaurirsi, ad agosto circa Sant'Orsola, a luglio 2023 circa Borgo Giglione e a marzo 2027 circa Lecrete. Credo quindi che i tempi siano, come dire, molto molto stretti e ridotti, quindi io credo intanto, se questi dati sono corretti, se quindi corrispondono alla realtà dei fatti, quali politiche intende utilizzare la Regione affinché non si produca un effetto tale per cui, come dire, chiusure improvvise, virgolettato, molto virgolettato, chiusure improvvise di discariche mettano in difficoltà il sistema della raccolta, del conferimento dei rifiuti, ma soprattutto mettano in difficoltà i nostri concittadini che poi, essendo la Tari basata sul, come dire, costo di gestione del servizio, potrebbero anche doversi trovare a pagare degli importi molto maggiorati. Quindi gentilmente vorrei sapere lo stato dell'arte e quali sono le politiche e le prospettive rispetto al sistema delle discariche. Sì, Presidente, grazie, collega Bettarelli. La Giunta ha piena consapevolezza circa la situazione attuale delle discariche, così come del resto emerso anche nelle recenti deliberazioni della Giunta, mi riferisco alla 601 e alla 602
del luglio dello scorso anno. Con la prima è stata certificata la produzione di rifiuti nell'anno 2019, con la seconda è stato dato avvio alla redazione dell'aggiornamento del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti. Al fine di fornire alcuni dati di riferimento relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti, si rammenta che nell'anno 2019 sono state conferite in discarica complessivamente 201.112 tonnellate di rifiuti. Di queste, 12.590 tonnellate di rifiuti speciali e fanghi da depurazione e 188.522 tonnellate di rifiuti di provenienza urbana. Si evidenzia dunque che già oggi la quasi totalità dei rifiuti conferiti in discarica sono ascrivibili al ciclo dei rifiuti urbani. Il quantitativo di rifiuti urbani a smaltimento, quindi circa 188.000 tonnellate, risulta pari al 41% del totale dei rifiuti urbani prodotti, che ricordo si attesta questa quantità su una cifra di circa 454.000 tonnellate. Ma la quota di rifiuti urbani di origine umbra conferita è assumibile in circa 150.000 tonnellate, quindi si può stimare che la percentuale di rifiuti umbri che è stata conferita in discarica rispetto alla produzione è intorno al 33%. Il documento di presentazione della citata delibera della Giunta regionale, la 602 del 2020, riporta testualmente che il piano dovrà analizzare, affrontare e risolvere alcune tematiche connesse al ciclo dei rifiuti. E la prima è proprio la chiusura del ciclo ed in particolare il raggiungimento dell'obiettivo di conferimento in discarica non superiore al limite del 10% dei rifiuti urbani, così come del resto stabilito dalla direttiva UE l'850 del 2018, cosiddetto pacchetto per l'economia circolare di prossimo recepimento. Ancora, il documento riconosce ed afferma che l'esigenza più pressante in termini temporali è costituita certamente dalla disponibilità di volumi per il conferimento in discarica. Tutti i documenti degli ultimi anni di certificazione annuale della produzione di rifiuti urbani e della raccolta differenziata predisposti ed approvati ai sensi dell'articolo 3,2 lettera D della legge regionale la 13 maggio del 2009, la numero 11, evidenziano a chiare lettere che pur se si è assistito a più che un dimezzamento dei conferimenti in discarica di rifiuti nell'ultimo decennio, lo storico trend di conferimento comporta un esaurimento dei volumi, come ci ha ricordato anche il consigliere Bettarelli, nell'arco dei prossimi 3-5 anni. Alla luce dei tempi che si rendono necessari per la redazione e l'adozione del nuovo piano dei rifiuti, nonché dei tempi necessari affinché gli effetti della nuova pianificazione trovino luogo e puntuale attuazione, è in corso di valutazione la predisposizione di linee guida per l'ampliamento della capacità disponibile delle discariche attuali, al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei conferimenti in discarica nei tempi necessari, quindi connessi a quelli che saranno i tempi di attuazione, di messa in concreta praticabilità, diciamo così, di quanto sarà previsto dal nuovo piano, senza interrompere la continuità del servizio di igiene urbana. Sì, grazie. Sì, una replica molto veloce. Intanto grazie all'assessore che in maniera molto puntuale ha fornito quindi conferme ed elementi. Prendo quindi atto che c'è ovviamente la volontà, come insomma da tutte le direttive europee e nazionali, quindi bene che anche la Regione insomma lavori in quest'ottica di ridurre quello che è ovviamente il conferimento in discarica. Ovviamente poi capirete e capiremo, insomma, anche qui già faccio una ampia apertura di disponibilità, capiremo anche insieme con quali strumenti e con quale modalità, insomma, perché ci sono vari sistemi per ridurre il conferimento in discarica. Non è questa la sede ovviamente per parlarne, non aprirei il fronte CSS o quant'altro, quindi ci sono varie modalità per raggiungere quegli obiettivi. Comunque bene il concetto che
si sta lavorando anche, insomma, per ridurre il conferimento in discarica. Prendo atto e capisco che comunque c'è anche lo studio, lei diceva giustamente, che sono delle linee guida, quindi bene la prima parte, prendo atto che c'è una linea guida per un ampliamento delle discariche, proprio perché quindi mi conferma il fatto che i dati che, insomma, ho citato, che sono sotto l'occhio di tutti, sono preoccupanti, nel senso che le discariche si stanno velocemente riempendo e che quindi è necessario a livello regionale ragionare di possibile, a questo punto, di quasi certi ampliamenti, quindi di possibili ampliamenti rispetto a quella che sono i quantitativi, mi parla di linee guida per l'ampliamento, quindi penso di aver capito